Come sovrintendenza siamo veramente felici di poter fare questo rapporto di collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila. È una sinergia che permette di valorizzare il patrimonio archeologico della nostra città, un patrimonio che forse pochi conoscono, ma che è intenzione di questa sovrintendenza valorizzare nel migliore dei modi, e uno dei migliori modi sicuramente sarà questo, con il recupero dei mosaici, il restauro che brillantemente, devo dire, stanno realizzando i ragazzi dell'Accademia delle Belle Arti. Buongiorno, sono Grazia De Cesare, sono il coordinatore della scuola di restauro dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Vi presento un estratto dal cantiere didattico di Forcona sul sito archeologico non lontano dall'Aquila. Il cantiere è condotto su dei mosaici dal professor Stefano Landi, titolare dell'insegnamento, e partecipano i ragazzi del corso di restauro personalizzante PFP1, quello delle superfici decorate dell'architettura, che si occupa del restauro dei dipinti murali, dei mosaici, degli stucchi a gessi e dei manufatti lapidei. L'occasione ci dà modo di ringraziare la Soprintendenza Territoriale dell'Aquila e la direzione dell'Accademia nella professoressa D'Alesio per aver permesso agli studenti di fare questa importante esperienza su un caso concreto così caratterizzante il territorio dell'Aquilano. Buongiorno, sono Stefano Landi, docente del corso di tecniche e restauro dei mosaici dei rivestimenti lapidei. Anche in quest'anno accademico 2020-21, come di consueto, siamo riusciti a organizzare i vari cantieri didattici. Nello specifico, in questa occasione, presentiamo i lavori di pronto intervento e recupero dei bellissimi mosaici pavimentari presso il suggestivo sito archeologico di Forcona. Sito che risale alle prime fasi costruttive del secondo primo secolo a.C. L'esperienza diretta ha permesso agli studenti di confrontarsi con le opere antiche, identificando i materiali costitutivi, le tecniche di esecuzione e i fenomeni di degrado, e avviare operazioni preliminari di restauro che gli allievi con entusiasmo vi mostreranno tramite il video. Siamo sul sito dell'area archeologica di Forcona, che è un sito in consegna alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del cratere, che ha firmato una convenzione, un accordo con l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila per il restauro, l'inizio delle operazioni di restauro dell'area che dopo gli scavi era stata, diciamo, un pochino dimenticata. Questo perché vorremmo, assieme all'Accademia, fare in modo che progressivamente si possa procedere a un continuo delle operazioni di restauro per arrivare progressivamente alla riapertura del sito per la sua valorizzazione, visto che negli ultimi anni purtroppo la mancanza di fondi e di personale del Ministero ha fatto sì che non riuscissimo più ad organizzare delle aperture e comunque delle operazioni di manutenzione e restauro. Ovviamente porto i saluti del mio istituto, della soprintendenza e di tutto il ministero, e ringrazio tantissimo l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila per questa opportunità che sinceramente considero reciproca per queste operazioni.
Siamo gli studenti del corso di restauro PFP1 dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila. Ci troviamo in un sito archeologico a Forcona, Civita di Bagno, e stiamo intervenendo su una villa romana. Qui ci troviamo in un ambiente ancora in fase di scavo, infatti stiamo lavorando su una superficie soltanto parzialmente sotterrata e lo stato di conservazione si presentava come abbastanza critico perché erano presenti dei fenomeni di distacco tra i vari strati, tra le tessere musive e gli strati sottostanti, quindi delle matte. Inoltre erano presenti dei rigonfiamenti sulla superficie, per cui vi è stato questo fenomeno di esplosione delle tessere che sono insomma saltate via. Per questo motivo, per quanto riguarda gli interventi eseguiti, abbiamo innanzitutto fatto una pulitura generale con acqua sul pavimento e poi abbiamo proseguito con le infiltrazioni per quanto riguarda i distacchi tra i vari strati preparatori con malta idraulica. E in questo momento stiamo facendo un riallettamento delle tessere appunto nelle zone mancanti. Allora, questa è una pavimentazione in opus castellatum con tessere nere e un bordo perimetrale con tessere bianche. E per quanto riguarda lo stato di conservazione, si presentava principalmente distacchi delle tessere e anche degli strati preparatori, quindi della massa di allettamento e del nidios. E quindi siamo occupati di operazioni di pronto intervento. Le tessere distaccate sono state poste all'interno di questi contenitori in plastica e adesso li stiamo delineando appunto per proteggerle e per non dimenticare la loro posizione, poiché in seguito verranno riposizionate. E anche i bordi perimetrali sono stati messi in sicurezza mediante la retinatura, poiché le tessere continuavano a distaccarsi. Quindi per evitare di perdere ulteriori tessere è stata eseguita questa operazione. E adesso niente. E proprio per questo motivo abbiamo deciso di effettuare il consolidamento degli strati di sottofondo per iniezione. Invece abbiamo deciso anche di effettuare delle struccature perimetrali di contenimento con una malta per poi la successiva ricollocazione delle tessere. Della soprintendenza dell'Aquila e ci troviamo al sito di Forcona e siamo molto contente perché sono stati conclusi i lavori del cantiere didattico condotti dagli allievi dell'Accademia delle Belle Arti.